non ci siamo mai viste, mai conosciute, ma devo dire sei proprio bella, me l'avevano detto. Miria Leone, Miss Italia 2008. Miriam, tu hai avuto questo roseo fantastico, però viene fuori un dato un po' triste, sconcertante, cioè l'invidia da parte delle altre ragazze che ma certo. In questo caso sembra che possano essere state le altre ragazze a ma tirare fuori questa voce. Ma tutta la cosa che si dice sempre, cioè, oh, siamo tutte amiche, siamo tutte sorelle, ci abbracciate tutte che si rendono felici. Perché ognuna delle ragazze che partecipa vuole poi arrivare a essere la Miss. Quello è il momento in cui viene picchiata. Si capisce, no, si capisce che c'è stato sempre un caso a Miss Italia. Beh, sarebbe cioè? Stata cacciata. Posare nuda? Non vuol dire niente, perché se si fosse sottoposta all'operazione. Che vuol dire? Non vuol dire niente. No, non vuol dire niente. Non si scopre. Francesca, innanzitutto in bocca al lupo, complimenti, ti aspetta tanto lavoro. E ieri. Ieri sera hai avuto l'onore di essere incoronata da Sofia Loren, che è una grande del cinema italiano internazionale. Allora, lei ha parlato di sacrificio. Cos'è che sei disposta a sacrificare della tua vita per arrivare al tuo sogno, al tuo obiettivo? Dovrei trovarmi di fronte alla situazione per risponderti, perché su due piedi ti potrei dire tutto come ti potrei dire niente. Quindi non saprei che dirti ora. Miss Italia, vorrei sentire Miss Italia che è ancora in collegamento. Una sfilata praticamente di ragazze belle, chiaramente. Ah, perché Miria Leone, io credo che se la scintilla c'è, se c'è il carisma, comunque viene fuori. Perché Miss Italia è una magia e viene fuori comunque. Questo è quello che credo Se è così? Però a proposito di quello che dici tu, visto che tu sono d'accordo.